Voci.fm, il sito delle voci. Un premio per una doppiatrice è importante, se consideriamo che è un servizio di traduzione artistica. E spesso è un settore un pochino nascosto, dietro le quinte. E ricevere un riconoscimento vuol dire, secondo me, essere riusciti a restituire dalla versione originale quella stessa emozionalità, empatia e intelligenza dell'interpretazione dell'attore. Piacerebbe, non lo dite in giro perché sennò poi le colleghe mi piacerebbe tornare a doppiare Juliette Binoche una volta. Sono qui perché verrò premiata come voce di Michelle Pfeiffer. Sono molto felice di partecipare a questa manifestazione. Nella mia lunga carriera io naturalmente ho vinto tanti premi, ma questo diciamo che è in un contesto molto, molto importante e significativo, perché fa parte dei premi del cinema e il doppiaggio viene diciamo così inserito nella sfera del grande mondo del cinema. Mi fa particolarmente piacere questo periodo in cui veramente questo periodo di grande sofferenza per tutti noi artisti e non solo, e diciamo che questo spero che sia un momento di rilancio, e che si possa ricominciare a lavorare e insomma buona fortuna a tutti. Noi siamo ancora qua, ce la facciamo e niente ci potrà sconfiggere. Nastri d'argento, 74esima edizione, Non Taormina, Roma, grazie a tutto il sindacato dei giornalisti cinematografici che hanno voluto quest'anno insieme al Nuovo Maie regalarmi, insegnirmi questo premio, questo momento di felicità condiviso con tutti i colleghi che lavorano ovviamente con noi, ricordando ovviamente gli attori con i quali ho collaborato per Irishman, per questo film premiato, che sono il signor Giancarlo Giannini, il signor Leo Gullotta e la direzione del doppiaggio di Rodolfo Bianchi. Il essere premiato così nei titoli di coda di un film importante come quello di Scorsese, con una grande fatica, è assolutamente così, indimenticabile. Lavorare nel doppiaggio è qualcosa per un attore professionista, è qualcosa di magico, bisogna fare qualcosa che è già stato fatto. A me mi tocca da 36 anni lavorare con quello che mi dà la faccia, il signor Robert De Niro, e devo dire che la cosa mi imbarazza abbastanza, però gliel'ho detto pure a lui, gli ho detto guardi, sono 36 anni che rovino le sue pellicole, per cui faccio, in Italia le tocca sopportare la mia voce. Ovviamente grazie ancora, splendido il premio, splendida questa location in un museo. Taormina forse era meglio, però va bene uguale, non importa. Grazie, ciao. Chi lavora con la voce è su voci.fm.